Insomma, ho strumenti che qua sono preziosissimi, ci aiutano veramente a fare una diagnosi corretta e a salvare veramente le vite. Per cui la nostra gratitudine per voi è veramente enorme. Senza di voi non avremmo assolutamente neanche potuto immaginare di riavere questi apparecchi funzionanti un'altra volta. E non lo dico per fare il poeta, eccetera, ma mi ha emozionato moltissimo la partecipazione, il cameratismo, la disponibilità che avete dimostrato immediatamente. Mi sembra ancora un sogno, ma non lo è. Questa è la prova. E la emozione di essermi ritrovato in un ambiente così bello, vi assicuro, non ho parole per definire anche la mia gratitudine personale, anche se sto ringraziando a nome di tutta la gente che riusciamo ad aiutare, ma la mia gratitudine personale, perché avevo dimenticato certe parole, avevo dimenticato certe facce. Claro, mai completamente dimenticato. Ma dimenticato come si vedevano, come siete, come siamo. Chi non è ex allievo non può capirlo. C'è qualcosa che dico. Beh, io posso anche dirti però di contro che, a parte ovviamente il piacere di aver contribuito, in realtà personalmente devo ringraziare io te per la restituzione che mi stai dando con le nostre chiacchierate, con la possibilità per me di capire il vostro mondo e anche un po', devo essere sincero, di solleticare quell'orgoglio di sapere che queste radici comuni hanno portato qualcuno molto lontano, ma comunque molto vicino anche nel modo di sentire, nel modo di relazionarsi con l'umanità che è intorno e appunto regalando quell'umanità che credo abbiamo tutti imparato nello stesso posto. Quindi grazie anche sicuramente a parte mia, credo, da parte dei molti che hanno partecipato.